Mister, è difficile inquadrare una partita come questa. Lei di solito non ama parlare delle assenze, però chiaramente quello di oggi non era il Gualdo, perché non si può giudicare una squadra con 8 assenze di cui 6 titolari. Ma noi eravamo 11 in campo, gli altri erano 11, questa è una categoria... Sì. Non possiamo guai se facciamo questo tipo di errore, pensiamo a chi era fuori, che facciamo? Allora domenica non ci presentiamo, consegniamo i 3 punti. No, noi eravamo 11, siamo una squadra, ripeto, noi oggi dovevamo avere corsa, aggressività, spregiudicatezza. Di queste 3-4 caratteristiche non abbiamo fatte vedere neanche una, e contro una squadra ben attrezzata come la Grifo Ponte, poi alla fine l'ago della bilancia pende dalla squadra, per la squadra più esperta e che ha fatto valere quei valori che aveva nella propria squadra, insomma. Ecco, lei dice chiaramente si va in campo in 11, però dobbiamo dire, no, che gli altri hanno 11 giocatori, dopo bisogna vedere il livello dei giocatori tra, giustamente Grifo Ponte è una squadra attrezzata per puntare in alto, nonostante comunque nelle dichiarazioni si nascondano, però chiaramente gli investimenti fatti in estate stanno lì a parlare chiaro, eppure nonostante questo, nonostante tutto quello che è capitato anche a partita in corso, perché un elemento come Mozzini chiaramente non si può regalare, oltre a tutto il resto, anche perché fino a quel momento mi sembra stato uno dei migliori in campo, chiaramente poi incide nella valutazione complessiva della partita. Però diciamo che nel secondo tempo il Gualdo, nonostante tutto, è mancato nella finalizzazione, però comunque ha stretto la squadra di casa nella propria metà campo. Ma guarda, voglio analizzare con più tranquillità questa gara. Io sono molto deluso, lo dico apertamente. Secondo me oggi è squillato un campanello d'allarme per tutti, perché è una gara che non mi è proprio piaciuta come l'abbiamo interpretata, come l'abbiamo fatto, troppi errori. Cioè, noi vogliamo fare un certo tipo di calcio, cioè il problema sarebbe qui stare ad analizzare su situazioni di gioco che noi non siamo riusciti a sviluppare, ma noi proprio abbiamo fatto fatica oggi fin dalle impostazioni, troppi errori in mezzo al campo, troppi errori di palleggio. Quando una squadra come la nostra ha una percentuale di errore così alta, le partite le puoi solo perdere, perché guarda caso poi il primo gol è venuto da un nostro errore su una palla, chiamiamola così, non pericolosa, gestita male dai nostri centrocampisti. Abbiamo preso sto tiro da 30 metri, poi dopo abbiamo fatto fatica a creare qualche difficoltà alla squadra avversaria, ma proprio perché ci è mancata la fase importante, che è la fase di preparazione, che è la fase di palleggio. Questo vuol dire che comunque c'è una revisione, cioè si andranno a fare delle valutazioni già in sede diciamo di valutazione proprio specifica dei giocatori in prospettiva futura, oppure diciamo è soltanto un discorso che la squadra deve in qualche modo cambiare marcia, che però ha le potenzialità per poterlo fare? Guarda, io sono convinto che ha le potenzialità, però io direi che bisogna fare di quello che hai detto un po', insomma. Secondo me ci dobbiamo sedere con calma intorno a un tavolo, io e la società, analizzare bene la situazione, non sottovalutarla e soprattutto non attaccarci al fatto che oggi mancavano dei giocatori, sennò guai, questo è il Gualdo. Molto probabilmente domenica saremo ancora questo tipo di squadra, e che facciamo? Allora non ci presentiamo, non giochiamo? No, io penso che oggi, io ero convinto che facevamo una buona gara, che ce la saremmo giocata alla pari. Ripeto, invece non abbiamo fatto una prestazione. Quando tu non fai una prestazione non puoi pensare di fare un risultato, soprattutto una squadra giovane come la nostra. Quindi il risultato non c'è stato, ma perché noi non abbiamo fatto la prestazione, non perché mancavano assenze o cose. Bisogna giocare con uno spirito diverso, e noi oggi non ce l'avevamo, e niente, ripeto, la partita l'abbiamo persa.